i passi. Dovrebbe anche andare lui. 4 in barriera per il portiere Ciaralli. Rincorsa breve di Tinoco, è una finta, va alla fine Cardenas, respinta corta in area di rigore, ma si deve liberare di un corner, il primo per la nazionale azzurra, lato sinistro del campo, battuto al centro dell'area di rigore, colpo di testa e sulla linea salva il difensore, brivido colossale per l'Ecuador. Il pallone è rimasto in campo, sarebbe anche stavolta mister Ortega, voleva la rimessa laterale, occhio adesso a Giordani, a puntare l'avversario, Giordani ce l'ha sul destro, può calciare, si è liberato lo spazio, Giordani, ancora Giordani, poi alza il pallone a provare a scavalcare Macellari, molto complicato, poteva calciare di potenza. Uno tra Giordani e Nardini, andrà a battere la rincorsa lunga di Nardini, è una finta. Occhio a Giordani, è uno schema, tocco per Nardini, pallone passa, Nardini addosso a Macellari che chiude bene il primo palo, grande occasione. Un cliente molto complicato, segna questa volta, allarga le braccia, infatti non c'è fallo. Holguin prova a circonnavigare, a prolungare per Sedegno, ancora con gli attenzione, contatto, l'arbitro fischia, vediamo, è calcio di rigore per l'Ecuador, primo vero colpo di scena del match. Conta i passi, prende la rincorsa, Sedegno contro Ciaralli, la rincorsa di Sedegno che spiazza il portiere azzurro, porta in vantaggio l'Ecuador al 32esimo sul calcio di rigore, Sedegno. Ancora una volta due in barriera per Macellari. Occhio al cross, insidioso all'interno dell'area, poi non ne scorre, si allunga in qualche modo lo Conte ma non riesce ad arrivarci, altro brivido per la porta di Macellari. Largo a destra da Alessio Giordani. Si mette in proprio, ottimo il pallone, suggerimento per Casale, arriva poi sul pallone Lo Conte che calcia, stava per trovare un gol fantastico Lo Conte, d'angolazione molto stretta, è rimasto immobile Macellari un po' in ritardo, la difesa dell'Ecuador. Occhio ai movimenti, Elia al centro dell'area, pallone che scorre con Ghingatuna che non riesce a liberare, occhio a Marcelli, Marcelli calcia, si coordina, diventa un assist sul secondo palo, poi esce Macellari e la fa sua. Perde il controllo del pallone da solo, adesso Sedegno può attaccare l'area di rigore, Sedegno, Holguin può calciare, se la sposa sul destro, fa partire il destro, murato due volte, però il pallone arriva nuovamente nelle parti di Sedegno, conclusione, parata centrale di Ciaralli che calcola il rimbalzo, la fa sua. E quindi punizione con Elia che è sul pallone, con la rincorsa, Elia forte, pone che scende sul secondo palo, Macellari forse l'ha toccata, insidiosissimo questo cross. Prende i complimenti anche di Tinoco, ma ha rischiato Macellari. Cardenas batte direttamente in profondità per Holguin, destra all'incrocio dei pali, gol fantastico di Holguin, colta completamente di sorpresa la difesa azzurra, raddoppio dell'Ecuador, esplode il pubblico sudamericano. Altro possesso Ecuador, ottimo lo scambio fra Marengo e Holguin, occhio a Marengo che sterza, Marengo nel traffico, deve alleggerire su Tinoco, nuovamente verso Holguin che è in posizione regolare, Holguin destro con deviazione, aggancia e parte da solo, a testa bassa del Carmine, supera la metà campo, palla e piede allarga molto bene verso Alessio Giordani che va a puntare Spinosa, occhio a Giordani, carica il sinistro, lo fa partire, pallone che prende l'effetto opposto letteralmente, non crea problemi a Macellari. E l'arbitro ha fischiato la fine, il recupero è scaduto, l'Ecuador trionfa per la seconda volta consecutiva, vince la 26esima edizione del Mundialito e si riconferma campione.